Bene, sì, ragazzi, guardate dove siamo. Siamo su Heyday. Bentornati in un nuovo video, raga. Allora, innanzitutto vi chiedo scusa per l'assenza di questi ultimi giorni, ma ero stato davvero indaffarato con tutti i nuovi video che sto pre-registrando, visto che verso la fine del mese andrò in vacanza, quindi purtroppo non ci potrò essere in live con voi, per cui proprio per questo motivo mi sto portando avanti con dei nuovi video. Non vi posso dire ancora di che cosa, ma presto lo scoprirete. Vi dico solo che è un gioco che ho portato già più di una volta nel canale e già qui vi ho spoilerato tantissimo. Allora, perché siamo su Heyday, ragazzi? Perché in moltissimi, ma veramente moltissimi, me l'avete chiesto. Mi avete chiesto perché non c'è più Heyday, che fine hai fatto, cosa è successo. E oggi in questo video, raga, sono qui per spiegarvi tutto. Prima di cominciare, però, ragazzi, mi raccomando, un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, così non vi perdete tutti i nuovi video che usciranno in questi giorni nel canale. E infine, ragazzi, mi raccomando, supportate questo video a bomba se volete il ritorno di Heyday nel canale. Allora, che fine ho fatto, ragazzi? Intanto, per chi non lo sa, ovviamente, penso che moltissimi di voi mi abbiano sempre, quasi tutti in realtà, mi avete scoperto grazie ad Heyday. E naturalmente, molti di voi, vedendo che non portavo più Heyday, hanno detto: ma questo che fine ha fatto? Ragazzi, io non sono scomparso. In realtà sì, per un mesetto sono scomparso perché ho avuto da fare, però adesso ovviamente sono ritornato e sto pubblicando dei video e live di Fortnite, come ho iniziato a fare da più di un mese a questa parte, insomma. E che cosa è successo riguardo ad Heyday? Allora, ragazzi, per quanto riguarda Heyday, il motivo è molto semplice, in realtà già l'ho spiegato in moltissime live. Ho smesso di giocare ad Heyday per un bel periodo perché, ragazzi, Heyday dopo un po' ha iniziato veramente ad annoiarmi, non perché non fosse un bel gioco, anzi perché tuttora io lo ritengo un gioco bellissimo, forse uno dei giochi migliori che la Supercell ha mai creato, perché è veramente rilassante e molto molto bello. E quindi, insomma, io ritengo che sia comunque un bellissimo gioco con cui poter rilassarsi, insomma, e giocare tranquillo, anche magari divertirsi con gli amici in classe, anche se adesso siamo in vacanza, però comunque in classe io, per esempio, tempo fa, quando appunto c'era la moda di Heyday, mi divertivo molto a giocare con gli altri in classe. E quindi, insomma, era un bel gioco, ma tuttora è un bel gioco, ragazzi, solo che con il tempo, come tutti tantissimi giochi, mi ha iniziato ad annoiare. Solo che la differenza tra, per esempio, un gioco come Fortnite, come, che ne so, GTA, faccio un esempio stupido, e Minecraft anche, e giochi come Heyday, come Brawl Stars, Clash Royale, è che, a differenza dei giochi per console, dei giochi per PC, che sono meno accessibili per molte persone che magari non si possono permettere una console, Xbox o PS4, PS5, quello che è, insomma, oppure appunto un PC, i giochi Android per smartphone, insomma, in generale, sono molto più accessibili dei giochi per console e PC, e proprio per questo tendono a diventare una moda che però dopo un po', con il tempo, ovviamente, come tutte le cose, inizia a svanire e finisce, insomma. Quindi proprio per questo motivo i giochi mobile tendono a scendere di hype più velocemente rispetto ai giochi per console e per PC. Quindi cosa vi voglio dire con questo? Che come moltissimi giochi per console, anche Heyday mi ha con il tempo stancato. E questo non è perché il gioco sia brutto o cosa, ma semplicemente perché con il tempo mi sono stancato di giocarci, ragazzi. Questo video non è per dirvi che non porterò più Heyday, perché sono curioso di vedere il vostro supporto a questo video. Non solo perché così allora vi dico: ah, se mi supportate torno su Heyday. No, non è assolutamente questo, non è per ricattarvi, ragazzi. Il motivo più che altro per cui ho registrato questo video è uno:
In questo ultimo periodo le live che sto portando di Fortnite fanno meno visualizzazioni rispetto a quelle che ho portato nei giorni precedenti. Quindi non si parla di mesi e mesi fa in cui magari facevo più visualizzazioni e adesso ne faccio di meno per qualche strano motivo. Non è assolutamente per questo, perché io nell'ultimo periodo ho fatto comunque delle visualizzazioni interessanti. Però negli ultimi giorni ho iniziato a fare poche visualizzazioni. E credo che sia o perché io magari sto facendo qualcosa che può non interessare alla community del mio canale, ma dubito, essendo che effettivamente fino ai giorni precedenti portavo esattamente le stesse cose, oppure è perché qualcuno mi è entrato all'interno del canale e ha hackerato qualcosa. E che cosa? Le campanelline, ragazzi. Le campanelline. Sembra scontato, ma le campanelline delle notifiche sono importantissime. Infatti, raga, io vi chiedo gentilmente, iscrivetevi per favore al mio canale YouTube, perché è gratis e mi aiuta veramente a crescere all'interno del canale. Quindi mi raccomando, se siete iscritti ma non avete la campanellina attiva, vi chiedo gentilmente di attivarla, perché è gratis e vi permette veramente di supportarmi alla grande. E credo, raga, che ci sia un problema ultimamente con le campanellina all'interno del mio canale, perché negli ultimi giorni pochissime persone hanno ricevuto le notifiche. Non so se è un problema di YouTube o se è in generale un problema del mio canale. Fatto sta che, per esempio, nel secondo canale, che ricordo trovate in descrizione, e sto facendo comunque molte visualizzazioni rispetto a quelle che mi aspettavo. Sto facendo molte visualizzazioni e quindi io inizio a pensare che sia un problema del mio canale e non un problema generalmente di YouTube, insomma. Quindi proprio per questo voglio vedere un attimo come va questo video, perché se va bene significa che comunque le campanelline funzionano e che sono io che magari sto portando qualcosa di sbagliato e riuscire magari a portare dei contenuti più interessanti la prossima volta. E però se invece questo video lo vedranno poche persone, allora significa che effettivamente c'è un qualche problema. So che la moda di Hayday ormai è scesa, però comunque secondo me è interessante vedere come andrà il tutto. E naturalmente, ripeto, raga, ho acquistato delle zucche per sbaglio. Io il mio obiettivo non è solamente riuscire a vedere questa cosa, ma è proprio anche per chiedervi se effettivamente vorreste all'interno del mio canale un ritorno di Hayday, perché mi piacerebbe molto sapere che cosa ne pensate appunto nei commenti. Quindi scrivetemi le vostre considerazioni e io vedrò di riportarlo. Un altro gioco che mi piacerebbe portare all'interno del mio canale è Stumble Guys, perché è scoppiata la moda da quasi un mese, e quindi ci sta a portare qualche video, perché mi piace molto. Ho anche finito il pass nella scorsa stagione e adesso appunto cercherò in tutti i modi di completare il pass anche in questa. E quindi, raga, voglio sapere sempre nei commenti se vi piacerebbe anche qualche video di Stumble Guys, che secondo me può essere molto molto divertente farci qualche video su. Quindi niente, ragazzi, questo era un attimo al volo per spiegarvi i motivi del per cui mi sono un attimo stufato di giocare a Hayday. Ovviamente, ragazzi, ripeto, il gioco è fatto bene, però dopo un po' tende a stufarti, come tutti i giochi mobile, a differenza dei giochi per console e PC, che fai un pochino più fatica a distaccarti da questi ultimi, insomma. Però ripeto, fatemi sapere che cosa ne pensate qui sotto tra i commenti. Io vi ringrazio, ragazzi, per aver visto il video. Vi ricordo che ci becchiamo domani sicuramente, o comunque nei prossimi giorni, con nuove live, nuovi video. Quindi non mancate, e vi ricordo di iscrivervi al secondo canale, che trovate in descrizione o nella sezione canali del mio canale, o anche in fondo alla home page. Trovate dappertutto, veramente. Trovate il mio secondo canale se vi volete iscrivere, è anche con Angelo, quindi portiamo cose molto interessanti, contenuti come podcast, prank e altre cose interessanti. Quindi se vi va, iscrivetevi al canale. Detto questo, ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi nessun video. Seguitemi sui social, trovate tutti i link in descrizione. Ci vediamo domani alle 15 con un nuovo video, una nuova live qui sul canale, quindi non mancate, mi raccomando. Vi voglio bene, ragazzi, grazie a tutti per il supporto che state dando al canale e ad Hayday in generale. E fatemi sapere, ripeto, nei commenti che cosa ne pensate. Vorreste un ritorno di Hayday o preferireste che portassi Stumble Guys? Fatemi sapere cosa ne pensate. Bella, ragazzi.